Adesso vi faccio vedere io che cosa significa disturbare tutto il giorno. Nuovissima challenge, bullizzo contro popolari contro secchioni. Ciao, io sono Charlotte. E io sono William. E noi siamo i più popolari della scuola. D'altronde veniamo da due famiglie ricchissime. Adesso arriva il papi con la Porsche. Io sono più popolare. E noi siamo Anita e Julie, team secchione. Sì. Quando mi arrabbio non si salva nessuno, quindi state attenti. E a me piace tantissimo leggere e scrivere. E infatti ho qua con me il mio nuovissimo libro, La città stregata, gli investigatori del mistero. È appena uscito in tutte le librerie online. Mi raccomando, andate a prenderlo anche voi. E questo è il premio finale di chi vince la challenge. Vincerà la challenge il più bravo a scuola. E ora lo custodiamo qua al sicuro. Io sono Billy il bullo. E io sono Frank del team dei bulli. Non siamo del team dei bulli e ovviamente io sono il capo. Scusa? No, sono io il capo. No, ancora tu il capo, sei così basso, sono io il capo. Sono io il capo. Per poter vincere la challenge dobbiamo studiare tanto. Sì, iniziamo. Ma tanto a noi piace un sacco studiare, quindi siamo qua in libreria e iniziamo a leggere qualche libro, vediamo se ci aiuta. Sì. Ehi, ciao! Sono l'emoji di Anita e ho un gioco per te. Prova a lasciare mi piace entro 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1... Tempo scaduto! Ci sei riuscita? Sì. Allora, vediamo un po' questo libro. C'è la cacca, che schifo! Guarda, ho trovato la cacca nel libro! Che cosa? Ma è uno scherzo! Chi è stato? Resto abbandonato e passate con la scorreggia! Questi scherzi mi ricordano qualcuno! Ma li hanno messi in tutti i libri! Macca, guarda! Guarda che schifo! Ma cosa? Saranno stati i bulli sicuramente! Uffa! Che cos'è questo? Non possiamo studiare adesso! Hanno nascosto degli scherzi in ogni libro! Andiamo da un'altra parte! Siamo troppo forti! Non sono scherzi, sono i più belli di tutto il mondo! Esatto! Ma tanto noi che ce ne frega delle challenge, tanto poi il libro lo rubiamo. Sì, quindi lo dobbiamo rubare. Però secondo me gli scherzi li meriterebbero anche i popolari. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. I popolari? I secchioni? Facciamo gli scherzi a tutti, sì. Andiamo. Forza William, vieni a fare il selfie. Certo che è difficile essere così popolari. Ma chi lo dici? Tutti che ti fermano e ti chiedono foto. Veramente impossibile. Beh, di certo non sei popolare quanto me. Cosa vuoi saperne? Occhio a non rimanere accecata con la mia penna d'oro. Sai cosa? Ci renderebbe veramente popolari. Che cosa? Il libro di Anita. Sì, con quello guadagneremo un sacco di follower. Sì, cavolo, immaginati noi due e la foto con il libro al centro. Sarebbe fantastico. Allora, compegniamoci, facciamo i compiti così possiamo vincere il libro. Forza. Troppo semplice. Una carriera rovinata. Dobbiamo per forza vincere quel libro per recuperare tutti i nostri follower. Finiamo in fretta. Ciao, sono l'emoji di Anita. Sono qua per ricordarvi che è appena uscito oggi il mio nuovo libro La città stregata. Se non ce l'avete ancora, andate subito a prenderlo, perché i primi che lo prenderanno riceveranno in regalo il poster con me e Merlino autografato da me, con dietro l'alfabeto segreto con cui condivideremo tanti messaggi assieme. Prendetelo subito! Devo sbrigarmi, per questo tema devo scrivere almeno 45 pagine. Solo 45.
Io ne scriverò 150. Così tante? Ma allora io ne devo scrivere di più se voglio vincere il mio libro La città spiegata. Io devo assolutamente vincerlo, è troppo bello, voglio averlo. Tanto lo vinco io. Per il tema che sta scrivendo. Anche a me, devo averlo subito. No, lo prendo prima io. Lascialo mio. No, dai, lascialo a me. No, lo voglio io. Ma mi serve per il tema. E anche a me, se è per questo. Dai, allora facciamo così, ce lo dividiamo. Prima io però. Va bene, dai, prima tu. La mia penna? Che schifo! Questa non era la penna che avevo io prima. Ma c'è una cacca! Sono stati i bulli sicuramente! Proviamo a scrivere con queste almeno! Che schifo! Avrò l'inchiostro puzzolette! Ma dobbiamo comunque continuare il tema perché dobbiamo vincere il libro! Siamo troppo forti! Hashtag troppo imbarazzante, hashtag odiamo i bulli, hashtag disagio aggiungi. Ma come si permettono a noi, i più popolari? Che poi ripensandoci il libro potremmo meritarcelo naturalmente, siamo i più conosciuti della scuola. Esatto, ci spetta per diritto. Dovremmo andare da Rita e farcelo dare il libro. Hai perfettamente ragione. Andiamo. Forza. Fai quello che faccio io. Ciao cara. Che puzza? Deve essere l'odore dell'impopolarità. No, questo è veramente... Non fa niente. Senti. Riguardo al libro. Oh, sì, sai, sì. Vorremmo averne una copia, ecco. Tu sei così brava, sei famosa come noi. Che dici se ce lo fai avere? Gratuitamente, ovviamente. Ma come? Lo sapete che per avere il mio libro La città stregata dobbiamo vincere la challenge? Solo il vincitore potrà avere il libro. Ma noi ci abbiamo provato, ma ci hanno boicottato in tutti i modi. Noi, popolari. Penso che a noi spetti di diritto, oltretutto. Beh, anche a noi i bulli hanno fatto degli scherzi, però stiamo comunque continuando a scrivere il tema, quindi mi dispiace, ma solo chi vincerà la challenge vincerà il libro. Ma guarda che secchiona questa che sta continuando a fare i compiti. Davanti a noi popolari non si è permessa neanche di salutarci. Patetica. Che secchiona. Che antipatici questi popolari. Mi dispiace, ma come vi ho già detto, solamente chi vincerà la challenge potrà vincere il... Il libro... Non c'è più! Ma dov'è? Siete stati voi a rubarlo! Noi? No, assolutamente! Non faremo mai una cosa del genere! E poi con tutto il patrimonio che abbiamo potremo comprarcene quanti ne vogliamo, di libri. Immagina! Che vergogna se ci vedessero rubare il libro! Poi ci unfollowerebbero tutti! Quanti follower persi? No! Allora, se non siete stati voi, sei stato tu a rubare il libro? No, io sto facendo il mio testo. Vero, lei non si è mai distratta dal tema? Ma allora sapete chi rimane? Devono essere per forza loro. I bulli! Sì. Andiamo subito a cercarli. Sì. Presto! Oh, non ce la faccio più! E basta, voglio solamente fare il mio testo! Beh, a quanto pare questo si è trasformato in un altro mistero da risolvere, proprio come nel mio libro La città stregata. Infatti nel mio libro c'è un grandissimo mistero da risolvere che potete provare a risolvere proprio voi. Infatti se non ce l'avete ancora andate a prenderlo, leggetelo e provate a risolvere il mistero. E all'interno c'è anche un alfabeto segreto. Ma è facile capire chi è stato a rubare il libro, mancano solo loro all'appello. I bulli. Esatto. Andiamo subito a cercarli. Aspetta, faccio una diretta. Sì, forza. Sapranno tutti che sono stati loro. Recupereremo tutti i nostri follower così. Ok, andiamo. Ah, è bellissimo questo libro. Possiamo già risolvere il mistero. Non voglio leggere tutto. Questi di là stanno ancora studiando. Quelli stanno ancora studiando e scrivendo il tema. Noi ce l'abbiamo già il libro. Ma è l'alfa.
l'alfabeto segreto! No, è incredibile! Pensi a quello che sto pensando io? Possiamo bruciare la scuola! Ma che cosa stai dicendo? Con questo alfabeto noi ora possiamo comunicare senza che la maestra sappia che cosa abbiamo scritto! Genio! E questa è una frase per voi! Con il libro potrete tradurla! Vi consiglio di farlo perché è una bella dedica per voi! Lo sapevo che eravate state voi a rubare il libro! Sì, siamo stati noi! Ma col cavolo che ve lo ridiamo! No, dovete ridarcelo subito invece perché lo avete rubato, non è vostro! Vi devo dire che eravamo in diretta e tutto il mondo adesso lo sa. Cari follower, avete sentito? Qui davanti abbiamo degli impostori che hanno rubato il libro. Adesso i nostri milioni di follower sapranno quello che avete fatto. Siete voi i cattivi. Esatto, quindi ridatecelo subito. Che paura, i follower! Piango, piango, sono un secchione, sono un piccolo. Ora basta! 149 pagine! 149! Una me ne mancava per vincere tutto e avrei potuto vincere il libro! Ma no! Voi dovevate disturbare e ancora disturbare! Non ce la faccio più! Adesso vi faccio vedere io che cosa significa disturbare tutto il giorno! Venite qua! Così imparate a fare i buchi! Abbiamo recuperato il libro! Ma chi ha vinto la challenge allora? Forse noi siamo i più famosi. No, ha vinto la challenge la persona che ha scritto più pagine nel tema. E quindi Julie! Sì! Lei ha scritto un sacco di pagine, hai vinto il libro, hai vinto la challenge. Lo sapevo che avrei vinto. Ehi, e voi se ancora non avete il mio libro La città stregata è ora disponibile online in tutte le librerie. Correte subito a prenderlo. Sì, ho vinto.